tutti e bentornati in un nuovo episodio di The Forest, il secondo per essere precisi. Siamo sempre in compagnia di Pedroz. Oggi andremo a prendere una delle armi più forti che c'è in questa versione. Non c'è l'arma più forte della versione? Probabilmente sì. E quindi, e poi andiamo a disboscare diciamo una foresta. Ti ricordi dov'è? A memoria. Ok, eccoci qua. Allora, vi volevo mostrare una cosa che è questa. Come vedete ci sono parecchi tronchi, un po' di slittine, lì ci abbiamo le solite cose. Sì, siccome tu gli puoi spagnare il culo, avrebbe messo tanti tronchi in modo che ognuno... E qua abbiamo costruito la prima base. Guardate che bello con tanto di serratura. Chiuditi! Che trash. Proprio prova di scasso sta serratura. Sì, uno prende un bastone da 30 e la spacca via. Non vogliamo una porta che dia sul giardino sul retro? Dai. Con la chiusura verso l'interno o l'esterno facciamo? Bastone esterno. Allora. Chiusura verso l'esterno. Ciao piccione. È bello vederti. Vieni qua. È un Wingull. Vieni qua? Non è Wingull. Dammi le tue piume. Non è Pokémon quello Wingull. Sì, vabbè, era. Anche io un Wingull. Cavolo suoi. Ok, vai Wingull, c'è anche te. Poi, se non sbaglio, qui dovrebbero starci, vediamo quanto alte sono, le nostre care amiche scalette. Ah, che belle scalini. Tanto noi entriamo saltando. Ho detto entriamo. Raga, non. Per questo servono le scale. Cioè. Ho messo le scale per qualcosa. Dobbiamo un po' ardire. Comunque. Andiamo di quella casa. Finiamo questi tronchi, poi andiamo a pigliarci l'arma più forte. La porta con i tronchi. Comunque, se non sbaglio. Un po' buggato? No, semplicemente ci avevo costruito sopra. Messo. Buongiorno Slit, com'è? Ciao Johnny, com'è? Tutto bene? Sì, va bene, chiamami quando hai bisogno. Ma quello è Ginevra, non è Johnny. Non cambia niente. C'è una bella staccionata qua, guardate che spettacolo. Una staccionata che parte da qui. E arriva fino a qua, che così in caso di problemi attacco loro non credo che riescano a salire come dei camosci, quindi ci vorrà un po', perché no, solo 10 stick peraltro, quindi guardate qua, 10 stick buono, dai, la attivi lì, altri stick. Con che fisica l'abbiamo tagliata? Hai la attivi lì per il stick, no? E due stick in più. Sì, lo so. Spostiamo queste rocce. Ok, abbiamo spostato. Abbiamo l'effigie sotto. Ah no, quello che si vede è un pezzo dell'effigie che c'era sotto, che non si può più prendere perché ormai comunque è parte integrante della casa. Allora. Ciao! Poverino. Grazie. Non posso portare più niente, l'abbiamo accoppato per niente. Ho avuto una famiglia lui. Anch'io. So che qualcuno me l'ha ciullata. C'è qualcuno qua che ciulla le famiglie. Come licenziati. Ah, che bello, la nostra casa sta lentamente prendendo forma. Probabilmente la farò su tre piani. Vabbè. Che bello, inizia pure a piovere. No, una roba buona. Anzi, a proposito, dovrei fare più water collector perché
Messo, buongiorno. Allora, ci rimangono due tronchi, quindi ci manca un tronco solo. Che miseria, un tronco per finire la parete, vabbè. Sfondiamo la porta con i tronchi. Ci manca un misero tronco, no? E poi, già che ci siamo, facciamo la staccionata anche di qua. E poi di là facciamo il giardino con magari qualche campetto per... con qualche campetto per poter coltivare qualcosa. Ma bisogna giocare a calcio. No. Allora, così è perfetto. Mi piace. In caso abbiamo anche la via di fuga lanciandoci giù da là. Moriamo di sicuro comunque. No, non ci muore, già testato. No, potevo prenderlo, io l'ho rotto. Cavoli, torno indietro. Vabbè. Perché è piatto? Da quando in qua i fiori sono piatti? Non facciamoci domande. No domande. Poi, già che ci siamo a sto punto, potremmo buttarlo giù un prototipo dei nostri campetti. Quelli qua, guardate che belli. I nostri garden. Li mettiamo. Mettiamo qua, bello. Ah, che carino. Ah, che bello. Il nostro praticello orticolo. C'ho solo questo, purtroppo. Non c'è quello grande. Mi ricordo si potesse fare anche quello grande, ma al momento mi sa che è in un'altra versione. Può darsi. Vabbè, niente. Quindi il materiale abbiamo finito, siamo poveri, cioè se siamo poveri stiamo anche morendo, magari trovo mangiare questo health, increase stamina, increasiamo la stamina che è l'energia e salviamo. È il giorno e l'alba, tra poco comunque verrà notte. Quindi andiamo a prendere la katana. Andiamo a pigliare la katana, che così almeno siamo salvi. Possiamo fare una strage controllata. Ah, che bella muraglia, raga. Allora, lì non c'è nessuno, via libera. Ti fai due l'aereo. Yes. Conosco questa mappa a memoria ormai. Perché il computer è volato? Sta fermo lì. Ma perché il computer è volato? Johnny, prendi la pallina! Ci siamo, ci prendiamo un paio di... C'è Bambi, ragazzi? Povero Bambi. Torna indietro! E alla chapel, ok. Colpa dell'uccello. Se no, ma si sdoppia. Vieni qua, non voglio farti del male, tranquillo. Non voglio farti del male, vieni, vieni. Dai, voglio solo conoscerti. Dove? Raga, cioè si ferma e ci aspetta. Che gentile che è. Mi sa che ti lascerò in vita. Cioè, non che prima volessi ucciderti. Poveretto. Non l'hai preso. Che triste fine che ha fatto. Scusate, ma... sono pure sporcato, vabbè. Sportiamo dietro tutto il camoscio. Ci facciamo una doccetta. Siamo pronti per tornare. Vai! Lancio il peso. 100 punti. Fire.
Raga, guardate che figata l'arcobilino. L'arcobilino questo. Non l'arcobaleno. No, questo è l'arcobilino perché è piccolino, vedi, è piccolino. Quindi è l'arcobilino. Bello. Non ho mai sentito, ma fa bene. What? Mi sa che t'ho un po' visto. Che cazzo è sta roba? Raga. Ma se così guarda ce lo uccidi. Brucia l'inferno, infame! Abbiamo la mira di un franco. Si scende nell'antro degli abissi. Sperava che non ci sia nessuno, perché veramente ora mi sono rotto, quindi. Se lo sei giocato lo voglio fare qua. Ma che cos'è stato? Tipo qualcosa in acqua. Ai, tu che non hai spazio per le pietre. Sono i teschi in realtà. Vabbè. Dove è il giocattolo? Eccolo qua. Abbiamo trovato il corpo del giocattolo. Quello credo siamo noi col figlioccio che... Boh, ora ci... Mi date... I disegni... Perché mi dà un disegno solo? Questo è un wall decoration. Vabbè. Ma una volta fatto il giocattolo, cosa succede? Una volta che il giocattolo è finito, cosa ti danno? Ok. Una volta che il giocattolo è finito, cosa ti danno? Niente, glielo devi dare dal tuo boccia. Dove sono tutti i pezzi di giocattolo? Sparsi in giro per la mappa. Ragazzi, devi andare su. Presumo che ci sia un altro boss o qualcosa del genere, perché... Allora, prima a sinistra e poi a destra. No, di qua. No. Sì, di qua. Di qua. Pensiamo che ci luce un attimo. Fondita. Sì. E non credo che fosse... What? Dovrebbe essere... Raga, sono diventato miliardario. Sono miliardario, raga. Un miliardario. Medicine, cibo. Ho preso qualcosa. Adesso il cibo lo trovi. Rolex a non finire, raga. Qualcuno vorrà un Rolex, io vendo 5 euro. Dove sei? Dov'è la katana? Sul corpo del tipo. Quale corpo del tipo? C'è un Rolex e basta. È lì. Su quello. Raga. È fissato sul corpo di un tipo.
Posso chiamare? Devo prendere un attimo in prestito. Me lo puoi dare? Niente. È sul corpo del tipo. È infilzato sul corpo del tipo. Qua non c'è zio. E adesso. L'avevo già presa. Colpo, cazzo. Non me ne sono neanche accorto. Preso un colpo, e oddio, non c'è più, non c'è neanche la katana. E abbiamo preso la katana. E quindi siamo messi a buon punto. Più avanti continuerò con la costruzione della casa. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo.